Mi sembra un grosso errore politico. Sentiamo la Non so se risposta, Morra ha capito l'obiezione che del faccio. pollo È un po' Morra. diversa da quella degli altri. Ho compreso Iacoboni e i suoi rilievi, però lei stesso poc'anzi diceva che Campanella e gli altri già a giugno avevano assunto posizioni che per lei erano orientate in un certo modo, e cioè in un modo del tutto alternativo rispetto ai principi su cui il movimento è nato e si è ritrovato. Per cui l'idea di mantenere al proprio interno persone che remano in direzione del tutto opposta, persone che pensano di poter fare accordi... Mantenerli sarebbe una vostra forza, un'immagine di forza mantenerli no, dentro. No, perché noi... Ecco, sarebbe un'immagine di forza nel caso noi fossimo un partito come gli altri. Io ricordo a me stesso e poi ai telespettatori che pochi giorni fa, quando si è votata la fiducia al governo Renzi, Civati, che sembra essere il più accreditato esponente dell'opposizione interna, ha dichiarato di aver votato una fiducia sfiduciata. Benissimo, noi contro questa illogicità delle parole, contro questa ipocrisia della semantica, siamo assolutamente fermi, per cui non c'è nulla di scandaloso. Hai un altro progetto politico, benissimo, allora non puoi stare continuamente nel movimento che invece ha tutt'altra visione, ha tutt'altra progettualità. Adesso abbiamo preso conto di tutto ciò e via, non ci sono problemi. Massimo rispetto, ma sono progetti diversi, alternativi. Poi sarà l'elettorato quello che testimonierà della volontà di perseguire con il movimento o con altre formazioni politiche. Saluto Francesco Boccia, che è esponente di rilievo del Partito Democratico, che da qualche giorno, non a caso e non per colpi di sole per carità, parla come un leader dell'opposizione interna nel Partito Democratico diventato renziano. È giusto dire così, Boccia? Buonasera Mentana. No, è una valutazione corretta, cioè quella che mi colloca all'opposizione interna. Poi sui temi, se vuole, approfondiamo stasera, ma non è opposizione a prescindere, è opposizione di questa fase storica che non ho condiviso e che rischia di trasformare il Partito Democratico in un'altra cosa. Certamente non in quello che io speravo diventasse con l'elezione di Renzi segretario, Renzi che io ho votato al congresso. Allora c'è subito, ovviamente, quando si parla di Partito Democratico che diventa un'altra cosa, sono illuminati sia da Milano sia Becchi, e un po' si è illuminato anche Boccia, si è illuminato anche Morra, ma è un altro film. Non ci interessa. No, anche perché sulla legge elettorale può finire che Morra e Boccia votano nello stesso modo, se ho ben capito quello che ha detto Boccia negli ultimi giorni, nelle ultime ore, cioè che l'Italicum, lui potrebbe non votarlo, lo conferma? E perché non lo potrebbe non votarlo? Sì, ma non voterò come Morra. Cioè? Perché se la legge elettorale che sostituisce il Porcellum è una legge che vale per una Camera e consente comunque agli italiani di votare nel caso di una crisi improvvisa, che io non auspico e spero non avvenga, rischia di mettere gli italiani nella condizione di votare con una legge alla Camera e con un altro obbrobrio al Senato, cioè di quel che viene fuori dalla sentenza della Consulta. Se la legge elettorale alla Camera non consente agli italiani di scegliere i deputati, non ci sono né le preferenze né le primarie obbligatorie per legge, che è l'ultima battaglia che tenteremo di fare in aula lunedì ancora, e mi auguro che nel fine settimana la maggioranza del gruppo dirigente del Partito Democratico sia colta da un ultimo sussulto di orgoglio nella trattativa perenne ed estenuante con Verdini e con Forza Italia. Se non ci sarà la parità di genere e se non ci sono le condizioni per dire agli italiani che quello che stiamo costruendo è meglio del Porcellum, converrà con me che se uno crede ai principi e alle battaglie che ha fatto, non vota con Morra, ma non vota questa legge elettorale. Io però sono fiducioso e sono convinto che alcuni di questi punti saranno modificati nelle prossime 48 ore. Però, Boccia, lei è un uomo che conosce bene la politica, il giornalismo, e sa bene che se uno dice che
è preoccupato per quello che sta diventando il Partito Democratico, non essendo lei Cossutta, non essendo lei una figura, non essendo lei neanche Civati, no? Essendo un esponente dell'ala che è sempre stata considerata riformista del partito, ci si chiede, e allora come sta diventando, oppure come Boccia teme che stia diventando il Partito Democratico? Scusa Enrico, e poi Boccia l'8 dicembre ha votato Matteo Renzi alla segreteria, quindi la domanda è in cosa è cambiato in questi due mesi? È cambiato perché è andato al governo senza passare dal voto facendo fuori Enrico Letta? È cambiato perché era inaspettato che facesse l'accordo con Verdini e Berlusconi? Cioè è stata una sorpresa per lei l'accordo con Verdini e Berlusconi? O era forse già nelle cose? In cosa è cambiato Matteo Renzi? No, guardi, io non mi sorprendo dell'accordo e non mi indigno. La domanda dovrebbe essere quanto Renzi ha fatto il segretario del Partito Democratico. Io ho votato Renzi e l'ho votato con convinzione perché ero convinto, per la straordinaria freschezza che ha portato dentro il perimetro politico della sinistra italiana del Partito Democratico, che potesse essere la punta più avanzata di una storia nuova della sinistra italiana, che potesse modernizzarla la storia ed il partito. E questo significava lavorare in maniche di camicia dentro una comunità politica che da Milano conosce molto bene, perché la racconta quotidianamente, che basta, che è straordinariamente complessa ma anche straordinariamente intensa per la passione che ci mette. E io ho sempre immaginato l'impegno rispettato da parte del Partito Democratico nel completamento del lavoro che Letta e Napolitano avevano di fatto costruito sul paese, e un Partito Democratico che di fatto costruiva le condizioni per stravincere, non vincere, stravincere le elezioni finalmente dopo 20 anni in maniera netta, chiara, senza dubbi e senza gli errori del centrodestra, perché anche quando abbiamo vinto le elezioni straordinarie del 96 le abbiamo vinte perché il centrodestra era diviso. E sognavo quella cosa lì, e come me penso tanti di quelli che hanno creduto nell'Ulivo e nel processo di costruzione di un grande partito di massa di sinistra in questi 20 anni. E sogno finito, il già ne parla al passato. L'elezione... No, converrà con me che questa cosa, con la leadership di Renzi e con quello che Renzi evocava, con le suggestioni che Renzi ha costruito durante il congresso, era una cosa che finalmente toccavamo con mano. E dopodiché, sa, se dal giorno dell'elezione a segretario, dopo scarsi 40 giorni, si ritrova a Palazzo Chigi senza le elezioni, sostituendo di fatto il Presidente del Consiglio del Partito Democratico, con un governo di 9 ministri su 16 del precedente governo, con la stessa maggioranza parlamentare, che era la maggioranza che portava Renzi segretario anche con una certa suggestione a dire non voglio i ministri di centrodestra ma voglio i voti di centrodestra, poi i voti di centrodestra non li abbiamo presi, speriamo di prenderli alle europee, ma ci siamo ripresi i ministri di centrodestra. Il tema della domanda di Mentana sull'accordo fa nascere spontanea una domanda: che senso ha, se hai già una maggioranza di governo sulla quale puoi costruire un'intesa di legislatura, ammesso che abbia un senso, e io qualche dubbio ce l'ho, ma ammesso che abbia un senso, che senso ha costruire poi una maggioranza, mi permetto di dire, che sembra più solida dal punto di vista delle relazioni quotidiane con un partito che in realtà poi è rimasto all'opposizione e non è entrato nel governo? Voglio dire, se fosse stato coerente fino in fondo doveva far entrare anche Forza Italia nel governo, a quel punto sarebbe stata un governo ed una fase davvero di riforme condivise. Ho dei dubbi sul fatto che ci siano due
maggioranze, una di governo e una per le riforme, e quella sulle riforme di fatto ti dice o si fa così o niente. E nel o si fa così o niente ci sono il no alle preferenze, il no alle primarie, il no alla parità di genere. Questo, se me lo permette, per me è inaccettabile. Adesso Bechis, però prima, se mi permette Bechis. No. Chi ha detto no? No, ero io che volevo chiedere una cosa a Boccia, ma... Ma certo, che hai ragione. No, dicevo Enrico, che Boccia su questa cosa delle preferenze. È la contraerea contro Bechis che mi ha colpito, un attacco durissimo. In realtà era la contraerea... No, scusa, mi sono un po' sfalsato da qui, ma sì. Ci sono due cose che andrebbero chieste a Boccia. Sulle preferenze c'è un dato però clamoroso, cioè la parte, diciamo, chiamiamola così, dell'attuale minoranza del PD, che in realtà però io ho seri dubbi se sia davvero la minoranza, cioè quella componente che ha tra le sue fila Bersani, D'Alema, la Finocchiaro, ecco, si è sempre espressa fino all'anno scorso, diciamo, cito personaggi diversi, fino all'anno scorso, non fino a 20 anni fa, con serissimi dubbi sulle preferenze, sostanzialmente scartandole anche con ragionamenti plausibili, condivisibili, cioè per il fatto che alimentano un malcostume politico, che il PD è tradizionalmente più a favore del doppio turno. Ecco, certo, stupisce che nel giro di 4 mesi e mezzo questa posizione sia ribaltata e la battaglia sulle preferenze sia diventata quella per Inde ac cadaver del PD. Seconda cosa, no, brevissimamente. Stiamo alla prima cosa. Sì. Così è tutto cadavere, chiaro. E per far casino all'interno. No, infatti ieri non le hanno votate. Su questo... Prego, Boccia. Posso? Certo. Su questo punto Iacoboni dice la verità, nel senso che un pezzo del partito, quel pezzo a cui lui ha fatto riferimento, non è mai stato entusiasta delle preferenze, ha sempre preferito però il doppio turno di collegio in alternativa alle primarie. Io sempre secondo me, però, se andiamo avanti a seminare, come me, tanti poi altri. Alla risposta, perché e ovviamente non ho l'ambizione di rappresentare quel pezzo di minoranza. La mia valutazione sulla preferenza, ed è una valutazione che tocca trasversalmente una buona parte del partito, è una valutazione di sempre. L'alternativa alle preferenze sono le primarie obbligatorie per legge, e lì invece si rinsaldano gruppi diversi, e uno di quelli è quello a cui fa riferimento Iacoboni, sul quale ha ragione quando dice che non hanno mai sostenuto le preferenze. Boccia, io non ho in particolare però simpatia, devo dire Matteo che nessuno Renzi ha mai sostenuto le liste bloccate.